Mi introduco invece Gilberto Penzo, che ci parlerà di imbarcazioni storiche e natanti tradizionali della laguna di Venezia. D'altronde è ciò che ha scelto di fare nella sua vita, nel senso che da sempre, da quando io lo conosco, lui si occupa di imbarcazioni tipiche della laguna, ha un suo spazio. Dove costruisce, restaura, ed è stato consulente, insomma, in numerosi interventi, credo non ultimo quello della Venaria. E niente, gli lascio la parola per il suo intervento. Io sono un artigiano, quindi parlo in maniera molto ruspante, non colta. Il mio punto di vista sarà quello di chi fa le cose, no? Di chi si deve misurare con l'operazione proprio sul campo. Venezia è la città più raffigurata al mondo, ritratta in tutte le maniere, in tutte le epoche da vedutisti, incisori, disegnatori e per persone che si occupano dello studio di questa città e nel mio caso in particolare della parte nautica, queste sono delle miniere di informazioni perché chi ha un po' d'occhio riconosce decine e decine di tipologie diverse. A Venezia non c'è la barca da pesca, c'è la barca da pesca di Burano, quella di Pellestrina, quella di Chioggia, quella per un determinato tipo di pesca, quella addirittura stagionale. Alcune barche venivano utilizzate per una pesca stagionale. E questa era una scena normale a Venezia, i piattoni ducali che venivano portati a rimorchio nel Canal Grande, attorniati da tutte le possibili imbarcazioni veneziane. La varietà è incredibile e quindi c'è veramente una grande inventiva nella produzione della cantieristica. E questa è un'altra scena che, anzi, devo ringraziare i fratelli Crovato naturalmente, perché anche grazie a loro che ho cominciato questo mio lavoro di ricerca. Questa è una scena del Canal Grande, vedete. La varietà e la quantità di imbarcazioni, alcuni studiosi hanno ipotizzato che quelle persone siano un popolo adesso scomparso, che si chiamavano i veneziani, e questa dà l'idea di cos'era una festa normale, cioè ci dovevano essere dei battistrada anche in passato che aprivano proprio con un arco, con delle balotte, le tiravano proprio addosso alle persone, proprio tipo proiettile di gomma, per farli spostare e far passare la regata. Non continuo nella parte cronologica, ma basta vedere qualsiasi immagine dei cantieri veneziani per capire come non c'era il cantiere specializzato in gondole, ma come questo del Fassi di Venezia, di fronte all'ospedale, vediamo almeno 12 tipologie diverse di imbarcazione, dalla grande Dodesona fino alla gondola dei bambini, al Poparino, alla barchetta Masoche. E questa è una ricchezza incredibile. Io ho cominciato a catalogarle, eccetera, ma solo a fare l'elenco perderei giustamente i 20 minuti che mi sono concessi. C'erano barche da lavoro, come ho detto, ma anche barche illusorie, come si dice, cioè barche destinate al piacere, destinate ad impressionare gli ospiti che venivano a Venezia come regnanti, come persone di riguardo. E queste barche sono veramente interessanti perché erano barche estremamente effimere, duravano la giornata, quando, o il pranzo, o e i temi erano mitologici, venivano realizzate quasi al volo, diciamo, no? E anche gli equipaggi erano con dei costumi preziosissimi e i nobili sono mollemente sdraiati a prua, mentre l'equipaggio rema. Quindi ricostruire queste imbarcazioni riprendendo dei temi passati per fare appunto il carnevale o altre cose è abbastanza semplice, lineare. Molto più difficile del campo che mi sta più a cuore è quello invece delle ricostruzioni filologiche, cioè com'era esattamente una determinata nave del passato.
tutte le nazioni del mondo, dall'Australia all'America, al Canada, all'Europa, alla Francia, eccetera, stanno ricostruendo ognuna, anzi molte hanno già ricostruito, l'imbarcazione simbolo di quella della loro nazione, quella che rappresenta il periodo d'oro, come i traffici dell'Olanda o come la flotta inglese. Parliamo non di barchette, parliamo di navi di 50 e passa metri di lunghezza, perfettamente armate. Quindi, non so se vi date un'occhiata, io perdo un po' le bave, voglio dire, quando vedo queste cose, perché qua viene utilizzato un bosco di legname e addirittura ricavato proprio come nel caso francese dalle foreste dove la flotta francese prendeva i roveri per costruire. I più bravi naturalmente sono i popoli del nord, danesi, olandesi, svedesi, che hanno non solo ritrovati questi scafi, che secondo me sono i più belli in assoluto, ma hanno ricostruito anno per anno le copie dei ritrovamenti archeologici. Quindi queste navi vichinghe sono meravigliose, per me sono le più eleganti in assoluto, è stato rifatto l'armo e loro, siccome sono convinti anche da reperti archeologici trovati nel nord del Canada, che i vichinghi sono arrivati in America ben prima di Cristoforo Colombo, stanno pianificando il viaggio dalla Danimarca fino all'America. Hanno già fatto il viaggio fino all'Islanda con quell'imbarcazione, che io non andrei neanche fuori dal Lido naturalmente, però loro sono molto, molto più pragmatici. Abbiamo contribuito molto poco a questa realizzazione perché avevano perso la memoria di come si tingevano le vele. Le vele, queste sono in particolare, sono di lana, fatta da pecore della razza particolare che cresceva in Danimarca, perché loro logicamente non avevano cotone. E quindi, memore dei ricordi di famiglia, dei miei nonni e dei pescatori che abbiamo conosciuto, abbiamo suggerito il sistema, quello veneziano, cioè acqua salata e terre colorate. E naturalmente la cosa che sembrava assurda, no? Cioè stendere il colore poi metterlo nell'acqua, in realtà vedete nel mare del nord regge benissimo, e quindi abbiamo una nave vichinga con i colori chioggioti, che non è male come cosa. C'è un grosso pericolo nel fare questi lavori, che scivolare dalla filologia, dalla realizzazione alla pacchianeria è un attimo, come ti giri sei fregato. Purtroppo io ho gigabyte di immagini che i miei amici sadici, fra cui anche il nostro Toso qui, mi manda, di ricostruzioni che vengono fatte in giro per il mondo, centinaia e centinaia di posti dove ci sono delle città chiamate Venezia, vedete con anche il tricolore sulla prua. Saverio sicuramente apprezzerà le forcole che hanno una sancatura estremamente pronunciata, e questi vivono felici e contenti, voglio dire, che non si pongono neanche lontanamente il pensiero. Quindi bisogna essere veramente molto molto attenti e non cedere neanche nei dettagli, voglio dire. Come dicevo prima, le navi, quelle costruite dai vichinghi di oggi, hanno cominciato a forgiare dai fabbri gli attrezzi. Quindi hanno cominciato dalle asce vichinghe trovate nelle sepolture, e poi hanno abbattuto gli alberi, hanno fatto i chiodi, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente è un bel lavoro, e questo diventa un museo vivente, e diventa il farsi, diventa lo spettacolo, non solo la nave finita, ma anche proprio il museo nel quale vengono costruite queste navi. Per chi volesse avere un'idea di qual era l'abilità degli artigiani veneziani, consiglio un viaggio alla Venaria di Torino, dove c'è la Peota Reale, e guardare questo gruppo scultoreo sulla prua, che è una cosa affascinante. Abbiamo contribuito al restauro di questa imbarcazione, al nuovo allestimento, vedete che sembra nell'acqua, quindi messo le forcole, i remi nelle posizioni giuste, e rifatto l'armo velico. Naturalmente, quando sono andato in giro sulle velerie a chiedere se mi cucivano una vela in cotone a mano, si sono messi a ridere, pensavo fosse uno scherzo, e allora ci siamo messi a cucire la vela, tingerla con i colori naturali e rifare questa piccola nervatura che si chiama bigorello, poi tutta l'armatura in terra, poi portarla sulla reggia e armarla. Rifatti i bozzelli, rifatte le bigotte e le mezze mandole, eccetera. Ci siamo cimentati anche in altre ricostruzioni,
la gondola settecentesca, quella canalettiana che possiamo vedere in queste realizzata dal cantiere Proto di Venezia, e la gondola seicentesca. Questa, pensate, una pubblicazione svedese del 1691 che raffigura proprio il disegno tecnico di una gondola. Ci sono addirittura i fori delle forcole che sono corretti, e la nascita del soralai e la nascita della coperta a spigolo, mentre prima era rotonda, come vedremo negli inizi del Seicento. E questo per dire che non bisogna tralasciare niente, quindi trovare il progetto della gondola in una pubblicazione svedese non è male. Tra l'altro, io vedete, l'ho speculata, perché essendo un'incisione la simmetria è andata dall'altra parte. Allora, cosa che abbiamo fatto? Abbiamo recuperato tutte le possibili documentazioni, i ferri rappresentati da Gerolamo Frabosco a Molamocco, anche là consiglio di andare a vedere questo quadro stupendo, il ferro che è in deposito ancora al Museo Correr, e poi i nostri amici artigiani, gli Hervas, con molta buona volontà, si sono messi al maglio a forgiare un'altra volta il ferro di prua. Questo per dire che fare una ricostruzione filologica vuol dire far rinascere mestieri scomparsi, velaio, remer, maestro d'ascia, fabbro, intagliatore, doratore, tutti contribuiscono alla realizzazione dell'imbarcazione. Quindi le copie filologiche, le ricostruzioni filologiche hanno un'importanza grandissima anche proprio per il mondo artigianale. Abbiamo fatto come al solito il modello, dal modello la barca vera. Questo era un corso che facevamo dei maestri d'ascia con la Confartigianato, è durato qualche anno, dopo siccome ha scoperto che è una cosa bella, buona e giusta, ci hanno tagliato i fondi, e 12 ragazzi assieme a me e al maestro Tamassia costruivano ogni anno un'imbarcazione. Questa è la gondola costruita, vedete, con i metodi tradizionali, piegata a fuoco, eccetera, e ogni anno la barca diversa veniva poi donata a un'associazione veneziana. La barca poi è stata messa in acqua, sopra c'è la prova in vasca, la vasca è quella mia, di casa, l'acquario, e sotto la prova di voga, vedete, il felze è ancora una struttura abbastanza semplice, fatta da due archetti, i costumi sono dell'atelier Nicolao, anche questi basati su studi, e a poppa, nonostante sia una campionessa, che mi ha detto strage, perché si voga male. Certo che si voga male, la coperta è tonda, non c'è il soralai nasce molto tempo dopo per adattarsi ai piedi del gondoliere, è stata un'evoluzione progressiva, ma io non posso migliorare le cose, quindi una ricostruzione storica per prima cosa non deve proporsi assolutamente di migliorare, se no facciamo la carbonara con la panna, e questo è una cosa molto importante. Avvisami dei tempi. La mia famiglia costruiva queste barche a Chioggia, Bragozzi, Trabaccoli, Bragagni, eccetera, quindi il mio sogno era sempre stato quello di poter una volta ricostruire una di queste barche, che sono barche di 36 piedi veneti, 12 metri e passa di lunghezza. Ce n'erano migliaia, questa qua è una scena normale di Chioggia, ma i pescatori chioggiotti, molto prolifici, sia di figli che di barche, sono sparsi in tutta la costa adriatica, li troviamo cognomi chioggiotti in Romagna, in altri paesi, e di questi non si è salvato nessuno. Questa è una cosa, e le barche non scompaiono da sole, c'è un po' di sciatteria, diciamo, in questo campo, cioè la cultura materiale secondo me andrebbe valorizzata molto molto di più. Allora abbiamo anche qua realizzato il modello tutto in rovere, e poi la barca vera, 8 tonnellate di legno, quindi una bella bestia, e passare dal modellino alla barca vela ha creato qualche problema, soprattutto quando si tratta del timone, per esempio 5 metri scarsi di rovere grosso 8 cm con delle ferramenta notevoli, però questo era i dati che avevamo, e in effetti dopo l'abbiamo realizzato, quindi il lavoro artigianale e le realizzazioni come quella della peota si fanno in due, l'artigiano e il committente. Se non c'è un committente intelligente che fa, che ti commissiona qualcosa, l'artigiano rimane lì nella sua bottega tranquillo. Anche a prua sono stati dipinti gli angeli apotropaici, quelli che portavano fortuna all'imbarcazione, che allontanavano il male, sempre da immagini d'epoca, e adesso il Bragozzo naviga tranquillo. Manca la pittura delle vele, che verrà fatta con l'araldica dei pescatori. Sapete che ogni vela era diversa perché si riconoscevano in distanza, quindi ogni pescatore, gli amici della vela al terzo lo sanno benissimo, aveva il proprio disegno, e quindi termino.
con le bisone che sono state precedentemente accennate, sono state fatte da Giuponi, dal grande maestro d'ascia veneziano, tra il 58 e il 65, quindi hanno più di 60 anni. Allora, furono fatte, tra l'altro, riprendendo degli esemplari precedenti, che erano anche quelli diventati troppo vecchi, e Giuponi, vedete qua l'immagine, manca il campanile di San Marco, quindi abbastanza databile, no? E che ha alzato un po' il bordo libero perché le sculture sono abbastanza pesanti, eccetera. Però hanno raggiunto, a mio parere, un'età veneranda per una barca in legno. Allora nel 94 il Comune di Venezia ci aveva commissionato, a me e all'associazione che avevo fondato, la RA di Venezia, ci aveva commissionato uno studio su queste imbarcazioni. Noi realizzammo questo studio, che poi demmo al Comune, nel quale facevamo una proposta: creare un museo delle barche lusorie veneziane, le barche da parata, in attesa dell'arsenale, e anno per anno ricostruire un esemplare come si faceva una volta, quindi dando lavoro a artigiani, dando lavoro a intagliatori, eccetera, e magari, perché no, inventarsi nuovi disegni, nuove, attualizzare le cose, insomma cercare, io sto cercando in qualche maniera di dare nuova linfa all'inventiva, alla genialità che avevano i veneziani di un tempo. Quindi, anche se adesso i ragazzi del liceo artistico di Venezia stanno restaurando i fregi e le cose, io spero proprio, avevo proposto, giusto ricorda, no, il discorso di ricostruire la galeotta, ricostruire l'imbarcazione più piccola della famiglia delle galee. Qua non si tratta di folklore, qua le basi di Venezia vengono dal mare. Senza questa flotta costruita all'arsenale di Venezia, Venezia sarebbe stata una bellissima isoletta in mezzo alla laguna. Quindi per me salvaguardare questa flotta e potendo anche ricostruirla è una delle cose più importanti per Venezia. Vi ringrazio. Io ringrazio moltissimo Gilberto Penzo, peraltro rispetto a ciò che ha detto mi riallaccio a quanto è stato detto anche stamattina per esempio da Massimo Andreoli rispetto alla possibilità di creare nuovi indotti con mestieri antichi, ecco, quindi non è una cosa impossibile, no? È una cosa che si può fare. Passo la parola